È tornata dopo 3 anni di pausa ed ha conquistato tutti. Si tratta della seconda edizione della notte più colorata del periodo carnevalesco, che integra le sfilate dei carri allegorici nelle domeniche pomeriggio, la notte dei colori. Sabato sera il centro storico si è illuminato e trasformato in una festa a cielo aperto per il passaggio di 2 carri di seconda categoria che hanno sfilato da Piazza Costanzi a Piazza 20 Settembre. Nonostante il freddo, un desiderio di tornare alla normalità, un evento all'insegna del divertimento, dell'allegria e degli abbracci che hanno caratterizzato la serata vissuta dal pubblico presente. Tutti insieme avete una scritta qua, abbracci gratis. Facciamo gratuitamente. È un movimento che nasce in Australia nel 2004, che noi abbiamo abbracciato in tutti i sensi, quindi è nata a Fano nel 2018, siamo il gruppo piccolo, noi siamo una ventina e abbiamo partecipato a tutti i carnevali, facciamo un po' degli eventi durante gli abbracci e abbracciamo le persone. Quindi sarete stasera, dispenserete abbracci? Dispenseremo abbracci a tutti quelli che li vogliono e noi accogliamo e riempiamo i cuori. E dopo 2 anni di fermo anche la maschera per eccellenza del carnevale, il Voulon, ritorna a questa serata alla Notte dei Colori. Innanzitutto in questi 2 anni la maschera è diventata ufficiale a livello di Arlecchino, Pulcinella, giusto per fare capire. Non siamo stati fermi fortunatamente che abbiamo girato l'Italia, Novara, Verona, Acireale, Putignano. E la maschera ha portato Fano sempre con onore, perché dove arrivavamo noi arrivava il Voulon, arrivava Fano Carnevale, quindi anche per la città è stata una bella pubblicità. Ma che caratteristiche bisogna avere per indossare questa maschera? Che caratteristiche? Tanta esuberanza, molta fantasia, un amore spassionato per la cioccolata, spassionato. E poi soprattutto un grado di bulonaggine non altissimo, perché sennò il costume ti rigetta, se è troppo bulone il costume dice gira con i vestiti tuoi, invece il costume fa tutt'uno con il personaggio e quindi puoi fare il bulon. Dai carri, accompagnati dall'immancabile musica arabita, che è parte integrante e fondamentale delle manifestazioni carnevalesche, il tradizionale lancio dei dolciumi, punto di forza del carnevale fanese. Ma quanto vi divertite a tirare queste caramelle? Soprattutto ballare! Ballate anche, giusto, anche per riscaldarvi un po'. Anche, molto. È veramente freddo, però ballando ci si riscalda. Avete partecipato non solo a Fano, ma siete stati protagonisti anche in altre città d'Italia. Sì, non solo in Italia. Per dire, adesso la settimana dopo il carnevale di Fano, dal 24 al 26 saremo a Vienne de Bain, praticamente un carnevale francese. La città dell'acqua, una bellissima città che per la quarta, quinta volta ci ospita al suo carnevale. Le note della musica arabita, possiamo dirlo, rallegrano il cuore di tutti. Grazie, grazie. A noi ci fa piacere quando vediamo gli occhi che brillano mentre passiamo, la gente che ci festeggia, che ci gratifica, insomma, questa cosa molto. Una volta raggiunta la piazza centrale, la musica ha continuato ad animare l'intera serata. Stasera si balla! Stasera si balla, aspettiamo che la piazza si riempa, quindi balliamo fino a tarda notte, adesso arriva Dario Rossi e dai, una serata, una notturna di carnevale!